Signori miei, dobbiamo sentirci De Luca. Oggi dobbiamo sentirci De Luca. Fuori tema, ma non troppo. C'è stata in questi giorni una vicenda che ha riguardato la squadra del Napoli. Beh, scandalo. Che cosa è successo? Che vi sono due giocatori positivi nel Napoli, le ASL, Napoli 1-2, vengono investite del problema e le ASL fanno esattamente quello che prevede la legge, quello che prevede il Ministero della Salute, cioè mette in isolamento domiciliare i contatti stretti per fare i tamponi e per assicurarsi, dopo i tempi di incubazione, che siano negativi quelli controllati. Lui è il presidente della regione fino a prova contraria, poi può essere un esaltato, tutto quello che volete, ma non penso che vi viene a dire cagate sulla legge, quindi ascoltate. Né più né meno. Qui interviene una complicazione. La Federazione Italiana Gioco Calcio fa Oh, un il protocollo, sopra il protocollo protocollo. in deroga rispetto alle disposizioni del Ministero della Salute e della Regione relative Al Covid. ai positivi. E quindi si apre un piccolo polverone. Polverone. La Juventus, sulla base del protocollo, che è un atto Oh, privato, non niente, conta come? niente Aspetta, dal come? punto di vista della legge, Come? È un atto privato. Come? No, come? È chiaro? E dal punto di vista della sanità, i giocatori, dal punto di vista della sanità, sono sottoposti alle stesse regole di tutti i cittadini italiani. C'è voluto il presidente della regione, adesso sarà un coglione De Luca, ma c'è voluto il presidente della regione per dirlo a voce aperta che quel cazzo di protocollo non conta niente davanti alla legge. Ma io non sapevo più a chi sando votarmi, oramai l'aveva detto pure il ministro della Speranza, ma il ministro Speranza, il ministro della Salute, ma anche Gesù Cristo. E dunque, il Napoli non parte perché è messo in quarantena dalle ASL. La Juventus, per bocca del presidente della Non ce la Juve, fa una faccio, mo dice questo. dichiarazione penosa, imbarazzante. Siccome c'è un Io protocollo, ora muoio. noi andremo allo stadio questa notte. E qui hanno comunicato che andavano a fare una dura competizione con i raccattapalle.